Ok, allora, Anassimandro 2, qual è il principio, tra virgolette, di tutto? Allora, abbiamo esaminato le possibili critiche, ma, attenzione, Anassimandro segue comunque l'impostazione fondamentale del suo maestro, quindi eredita innanzitutto la grande domanda, ovvero perché c'è qualcosa anziché il niente, perché c'è la realtà anziché il nulla. Eredita anche l'impostazione generale della risposta a questa domanda, ovvero no, qual è il puntini puntini di tutto, quindi l'impostazione che già conosciamo, generale ma è anche monistica. Quindi in questo è un coerente discepolo, non è che si inventa tutt'altro, però notate, allora, quindi come Talete, anche Anassimandro pensa che la risposta alla domanda perché c'è qualcosa anziché nulla sia equivalga a chiedersi, no, equivalga a individuare un'origine, c'è qualcosa anziché nulla perché c'è un'origine, quindi bisogna chiedersi qual è l'origine di tutte le cose, ma nel momento in cui si chiede qual è l'origine di tutte le cose, riformula in parte la domanda del suo maestro. Cosa fa? Cambia la parola, esattamente, da natura tra virgolette a principio tra virgolette, in greco da physis a arche. E l'avevo già detto questo, non mi ricordo. Ah, va bene, così è una ripetita iubant. Arche, sappiamo, vuol dire, dal verbo arche, vuol dire comandare, essere superiore, essere a capo. Ok? Dunque, è un piccolissimo cambiamento, ma di grande importanza, di grande significato. Perché? Perché già nella domanda, Anassimandro si pone come obiettivo della sua ricerca qualcosa che sia nettamente superiore a tutto il resto e che quindi, in quanto veramente nettamente superiore, possa avere un'effettiva capacità di governo universale, possa veramente dettare legge. Ok, perché non scrivi? No. Ah già, mi dimentico sempre di chiedervi i vostri appunti. Dopo, prima di andare via, magari... Ogni volta portatemi il vostro quaderno di appunti, per favore, quando vi chiamo, se no poi invece mi dimentico. Ci siamo? Bene, a questo punto la risposta... Innanzitutto a questo punto, no? Forse avete già una giustificazione delle congetture relative da cui siamo partiti, no? Relative alle critiche, alle possibili critiche, no? Questo ci è riportato. Che Anassimandro abbia sostenuto questo è un fatto, c'è stato riportato. Da questa domanda possiamo ricavare in modo congetturale le possibili critiche, no? Quelle da cui siamo partiti, no? Che infatti noterete, no, il collegamento, spero, no? Allora, e lo noteremo ancora di più tra, no, il collegamento tra le ipotesi di critiche e il pensiero accertato di Anassimandro, considerando la risposta che Anassimandro dà alla sua domanda. E la risposta è: il principio, l'archè di tutte le cose è, in greco,
l'apeiron, apeiron, che vuol dire illimitato, illimitato, sarebbe come in latino l'alfa privativa, come in italiano l'alfa privativa, no? Anonimo, senza nome, anonimo. Apeiron vuol dire limite, quindi senza limite, non limitato, illimitato, illimitato, illimitato in due sensi, anche questo è illimitato, prima è un doppio senso, in un senso quantitativo, infinitamente grande, una sostanza infinitamente grande, un elemento infinitamente grande, con appunto a quel punto essendo no, dal punto di vista qualitativo, quindi qui metto infinitamente grande, dal punto di vista qualitativo indeterminato, indefinito, senza proprietà, privo di proprietà, in filosofia si dice privo di determinazioni, proprietà, determinazioni, uguale, caratteristiche, fisionomia. Quindi com'è che si dice? Allora, dal punto di vista qualitativo l'illimitato è indeterminato. Indeterminato vuol dire indefinito, senza appunto, senza caratteristiche, ma senza determinazioni, senza proprietà, ok? Qualcosa di assolutamente neutro. E quindi superiore. E quindi adesso grazie Marina. E quindi adesso vediamo. Allora, riguardo al primo senso, quello estensivo, quantitativo, Anassimandro ritiene che così si spiega veramente come possa il principio, l'archè, produrre, generare una marea, una miriade di cose. Una miriade che probabilmente per lui, anche se non abbiamo in questo senso delle testimonianze dirette, è infinita. No? La molteplicità di tutti gli esseri, che siano, no, che per lui sono tutti viventi come per il suo maestro, è infinita. Perché proviene dall'infinito, da qualcosa che è infinito, che quindi può generare infinitamente, all'infinito. Addirittura poi vedremo che questa concezione filosofica si traduce a livello astronomico nel primo pensiero di un universo, di un cosmo infinito, formato da infiniti cosmi, no? Quello che oggi chiamiamo multiverso, no? Quello che oggi gli astronomi fisici attuali chiamano multiverso. Ci siete? Simulacri? Ciao Simulacri, ci siete? Mi seguite? Se avete delle domande, fatele. Sì, domanda. In questo caso possiamo usare quindi Caterina. Possiamo usare il termine creare, perché si intende creare da niente. No, no, perché non è da niente, è da se stesso. Lui comunque è qualcosa, lui è comunque un elemento esistente, lui esiste. C'è lui, un po' un mio amico, quindi. Intendo l'apero, no? L'apero comunque ha una proprietà fondamentale, l'esistenza, però è una proprietà neutra, no? Ok? Sì. Sì. Io volevo chiederle, ma visto che l'apero è una parola neutra, quindi non ha proprietà. Cioè, quindi non ha? Come non ha proprietà? Sì. Noi non dovremmo andare, cioè, l'umanità non dovrebbe andare.
dare qualcosa che anche per la comunità affinché sia superiore. Tu sai, ottima domanda, Anastasia, ottima domanda, ma stai già andando troppo avanti, stai già arrivando alle critiche ad Anassimandro, va benissimo, ma prima capiamo bene la filosofia di Anassimandro e poi vediamo le sue critiche. Non anticipare i tempi, però sì, in un certo senso fai bene, ma ne riparliamo dopo, ne riparliamo più avanti. Va bene. Ok? Se no poi scopriamo subito l'assassino e il giallo ovviamente diventa noioso. Ok, allora, abbiamo detto per l'aspetto, no, questo per l'aspetto quantitativo, invece per l'aspetto qualitativo, e che è quello che adesso è stato ritirato in ballo anche da Anastasia, Anassimandro sostiene che proprio perché è così neutro, si spiega veramente come possa trasformarsi in tutte le altre cose. È qualcosa che, appunto, non avendo alcuna fisionomia, può assumere qualsiasi altra fisionomia, senza che ci siano no, contraddizioni, negazioni. Aspetto qualitativo, Anassimandro. Allora, dal punto di vista qualitativo, illimitato significa senza proprietà, significa neutro, qualcosa di completa, che esiste ma che è completamente neutro relativamente a tutte le altre proprietà specifiche. Quindi può configurarsi in tutte le proprietà poi di tutte le cose, di tutte le diverse cose, infinite diverse cose, perché appunto non è limitato da nessuna sua caratteristica specifica. Pensate, facciamo un esempio un po' magari inquietante, che qualcuno abbia un volto assolutamente piatto, neutro, e quindi si può mettere tutte le maschere che vuole, perché tanto lui non ha nessun carattere, nessun tipo di ciglia, di occhi, di capelli, di niente, quindi un po' si cambia, ok? Prego, Nicola. Ma Anassimandro, quindi, a differenza di Talete, pensa che non tutto sia materiale. Sì, no, è pur sempre. Vabbè, attenzione, pur sempre è un elemento materiale. Allora, entriamo. È però un elemento materiale misto, è un miscuglio totale, è un misto di tutti gli elementi. È un misto. È un miscuglio, è un grande miscuglio. Un grande miscuglio che però, in quanto è grande, in quanto è miscuglio, è neutro. È neutro perché ha in sé tutto. Ma niente di ciò che è fisico è illimitato. Appunto per questo è capo e può comandare. Ed è. Prego, Matteo. Particolare da immaginare perché non è fisico, cioè se fosse qualcosa dici è una sfera, tu la immagini come una sfera, spiegato così è difficile da figurare, quindi non ho capito se noi siamo un'estensione o siamo parte di esso. Siamo parte di esso, certo, siamo tutti parte di esso. Ma siamo una cosa. Allora, un passo alla volta però. Le critiche poi, finiamo, no, le accenniamo, va bene, le accenniamo, ma poi finiamo di capire, no, prima di criticare, per criticare bene bisogna capire bene, quindi bisogna avere un'idea completa di quello che un filosofo o una persona sostiene. Sofia. Ma quindi possiamo dire che Anassimandro, a differenza di Talete, nella domanda non ha un soggetto, perché cioè Talete aveva come soggetto l'acqua. È un soggetto neutro, è un soggetto molto più indefinito, molto più, ancora più impersonale dell'acqua, no? È ancora più in questo senso, ancora più lontano, volendo, dalla tradizione mitico-religiosa. Però anche se qualche interprete dice ma è la versione filosofica, cioè razionale,
della figura mitica del caos, del caos originario, che è tutto e niente contemporaneamente. Comunque è qualcosa di fisico, è però un miscuglio di tutto, e secondo Anassimandro, proprio per questo può trasformarsi in tutto, ma essendo al tempo stesso appunto molto di più, quindi tutte le cose sono finite e determinate, lui è infinito e indeterminato, è veramente divino, è super divino, ancora più divino dell'acqua, perché è ancora molto superiore, capite? Cioè l'acqua finita, determinata, produce cose, elementi, cose finite e determinate, alcune più grandi, alcune più piccole, ma comunque finite e determinate. Invece, per Anassimandro l'illimitato è infinito e indeterminato e produce qualcosa di... appunto, è il principio, non è... oltretutto non usa physis, quindi non... appunto non è una generazione come quella che può essere degli uomini, degli animali, delle piante, no? Anche in questo è relativamente più trascendente, si avvicina alla trascendenza, ma è, come dire, è un'immanenza al massimo grado, no? Diciamo così, al confine della trascendenza, si potrebbe, no? Si può giudicare. Quindi è molto superiore, quindi è veramente divino, quindi detta legge. Questa, no, il fatto che Anassimandro usi il termine archè indica che l'aspetto che lui considera più importante del suo principio dell'illimitato è la sua capacità di dettare legge, di governare, di ordinare. Ovvero di essere razionale, o meglio, di infondere razionalità. Oh. Attenzione, perché poi, detto questo in generale, Anassimandro, grazie a quello che sappiamo forse di più di lui rispetto a Talete, forse già Talete aveva detto qualcosa al riguardo, ma non lo sappiamo. Comunque Anassimandro spiega anche in modo più dettagliato il passaggio dall'aperon, dal principio, a tutte le cose, cioè come avviene la produzione e trasformazione, aggiungendo però, ecco, questo sì, una proprietà, oltre a quella della semplice esistenza, che è il moto. L'aperon si muove. È movimento eterno, allora, no, essendo illimitato, è limitato naturalmente anche nel tempo, non solo nello spazio, no? Quindi è eterno, quindi attenzione, anche questo sottolinea, questo già in Talete, ma adesso lo rivediamo, il carattere divino superiore a quello degli dèi della tradizione mitico-religiosa, perché gli dèi hanno un'origine, gli dèi sono degli immortali, ma non sono degli eterni. Invece l'acqua, ma anche e soprattutto l'aperon, sono degli eterni, cioè non hanno un inizio, non hanno una fine, ma non hanno nemmeno un inizio, non hanno mai avuto, appunto, è il principio, quindi non ha un inizio, ok? Quindi in questo senso sono, cioè l'aperon è ben di più, ci siamo? Allora, vediamo come laggiù, simulacri, come state? Abbiamo 10 minuti. I simulacri non li... Simulacri... Dimmi. L'illimitato è fisico? Sì, certo, sì. Abbiamo detto che il viaggio, no? La scoperta è la realtà, è un ordine fisico, quindi siamo nell'ambito della fisicità, sempre nell'ambito della fisicità. Ah, lì, se volete, con Anassimandro, no, siete lì, con Anassimandro
ai limiti della, della fisicità, ma pur sempre nella fisicità. Allora, qui abbiamo l'apero, che quindi come si muove? È un moto rotatorio, inizialmente è un moto rotatorio, quindi facciamolo così, no? Forse si capisce, ma facciamo così. Si capisce che è un moto rotatorio? Però perché rotatorio il moto? Secondo quale logica? Probabilmente in base all'osservazione del moto delle, delle stelle, okay. E anche poi del sole, eccetera. Però certo è una fortissima poi generalizzazione questa, eh. Attenzione. Moto rotatorio. Quindi una specie di grande centrifuga, avete presente le lavatrici quando fanno la centrifuga? Però permanente, permanente. In questo moto produce le prime differenze, le prime determinazioni, le prime caratteristiche, no? Che sono il caldo, il freddo, il secco e l'umido. La combinazione binaria, la combinazione binaria di queste caratteristiche produce i quattro elementi fondamentali: terra, aria, acqua e fuoco. Per esempio, il fuoco è caldo più secco. Caldo più secco uguale fuoco. Ok? Poi tutte le altre combinazioni siete capaci voi di trovarle. Questo è okay. Giochetto. Poi, attenzione però, i quattro elementi fondamentali, sempre dato il continuo moto rotatorio, si frantumano in tanti pezzetti minimi. E questi frammenti dei quattro elementi, sempre grazie alla grande centrifuga, si combinano, si aggregano tra di loro in infiniti modi diversi. E voilà l'albero, e voilà la montagna, e voilà la nuvola. Tutte le cose sono aggregazioni diverse di frammenti dei quattro elementi fondamentali, dovuti perché si aggregano, aggregazioni, poi anche disgregazioni, riaggregazioni, sempre perché c'è questo moto eterno, perché comunque siamo in un'eterna centrifuga, siamo eternamente centrifugati. E questo spiega anche poi, no, spiega il divenire, spiega il cambiamento, no, dal punto di vista meramente fisico-meccanico, no? Perché cambiamo, perché cresciamo, perché muta il colore dei nostri capelli, perché... Ok, ci siete? Sì, ti sento. Ma l'abbiamo già detto l'altra volta, su, ormai dovresti sapere a memoria, dai, questa domanda non va. Lorenzo. Ma secondo Massimandro, il nostro pianeta, la Terra, era all'interno di questo movimento rotatorio? E poi, sì, perché, ma questo lo faremo quando faremo la scienza, proprio, poi alla fine faremo le teorie scientifiche della scuola di Mileto, e quindi poi approfondiamo questo aspetto, ok? Adesso che ci mancano 5 minuti, arriviamo, cosa manca? L'argomentazione fondamentale, perché questa è una spiegazione di come avviene il processo posto il principio, ma posto che l'aperon, no, sia il principio di tutte le cose. Ma come argomenta questa tesi? Alessandro, attenzione, l'argomenta, questo ci è riferito sempre da Aristotele, l'argomenta dicendo, primo, tutte le cose, se noi consideriamo tutte le cose, possiamo dividerle in due grandi categorie. I principi
e i derivati. Detto in altri termini, ogni cosa può essere o un principio o un derivato. Un primo. Secondo, l'illimitato non può essere un derivato, perché altrimenti avrebbe un limite. Tre, conclusione. Quindi, necessariamente, per forza, l'illimitato è principio. Abbiamo detto che non ha proprietà nei principi ed è lui stesso. Ok. La prossima volta, Nicole, ripeti questa. Adesso torneremo chiaramente. Intanto meditate su questa argomentazione. Cominciate, se volete, a fiutare, no, la differenza rispetto alle argomentazioni di Talete, e poi ne riparliamo bene la prossima volta e finiamo, spero, il discorso su Anassimandro. Bene, grazie per l'attenzione. Grazie a lei. E buona giornata, anzi buon sabato del villaggio. Arrivederci, oggi è il favoloso sabato del villaggio. Adesso ce l'hai fermato, Sì, sufficiente. Fammi vedere se riesco a collegarmi adesso.